Ciao ragazzi, scusate se oggi no, non mi riprendo in faccia, ma sono super stanca, ho finito di lavorare da pochissimo, quindi sono inguardabile. E niente, ci tengo a fare questo video perché è una scoperta che ho fatto da pochi giorni, quindi ho voluto appunto farvelo sapere attraverso questo video. E sto parlando dello zucchero di canna. Lo zucchero di canna comunque è molto comune solitamente nei bar, che troviamo nei bar. Qua c'è scritto zucchero di canna, che troviamo comunque ai supermercati anche a poco prezzo. Vi farò vedere una cosa. Io ora verserò lo zucchero di canna in questa base bianca, così si noterà di più. E io, grazie a qualcosa, andrò a schiacciare e vi farò vedere come lo zucchero di canna da marrone diventa bianco. Ecco, ragazzi, ho appena versato lo zucchero di canna. Ho messo il flash per amore di farvelo vedere benissimo. E ora, con l'aiuto di questo, cosa per mettere caffè. Sono così stanca che neanche ricordo i nomi delle cose. Va bene, lasciamo stare. Mi aiuterò a schiacciare lo zucchero. Quindi, una procedura un po'. Ok, la facciamo così. Io sbaglio. Vabbè, lo pesto tutto. Allora, io non so se già avete notato. Scusate, non capisco perché cambia colore. Non so se già avete notato la differenza del colore. Vedete come è schiarito il colore. Io andrò ancora comunque a lavorarci sopra. Scusate per il rumore. Allora, non so se già state notando ancora di più la differenza. Io lo metterò qua così voi lo notate. C'è lo zucchero di canna che dovrebbe avere il colore, continuare ad avere il colore comunque marrone, è diventato bianco. Questo cosa significa, amici? Significa che non è veramente zucchero di canna, ma nonché è uno zucchero, anzi, lo zucchero bianco caramellato. Quindi lo zucchero bianco solitamente ha 7 processi. Questo di qua, che per noi è quello più comunque più naturale, più sano, è zucchero di canna caramellato. Quindi ragazzi, io ho voluto fare questo video tipo disperatamente perché per me è stato uno shock, perché io ho ben 2 anni che prendo questo zucchero di canna per amore comunque di diciamo di prendere lo zucchero, quello più sano, di quello bianco. Ma io sono rimasta scioccata solo nel vedere, cioè veramente di fare questo confronto, perché è una cosa veramente assurda, una cosa che non dovrebbe comunque esistere, dovrebbe essere super illegale. Guardate qui, c'è scritto zucchero di canna. Io ora non ricordo bene il posto dove fanno questo zucchero, però dove fanno, diciamo, questo zucchero, non mi ricordo, è un posto all'estero, si chiama zucchero caramellato, proprio lì c'è scritto zucchero caramellato. Qui in Italia, ovviamente, perché le cose vengono fatte sempre così, mettono zucchero di canna, quindi prendono in giro alle persone, alla gente. Cioè, guardate, ragazzi, cioè, io sto dicendo soltanto la realtà perché è veramente cambiato colore.
Ora metto a confronto questo, che è quello che ho lavorato, con quello, diciamo, aprirò un'altra bustina e metterò a confronto. Ecco quando apriamo la bustina dello zucchero di canna come si presenta. Ed ecco dopo che ci vado a lavorare un poco pestandolo che diventa zucchero bianco. Mi raccomando, ragazzi, se dobbiamo comprare veramente zucchero di canna, compriamo quello buono. Spero che questo video vi sia piaciuto, che anche voi siete rimasti sicuramente scioccati come me, anche le mani sono diventate bianche. E se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale, che cercherò sempre di fare più video interessanti, più di scoperte. Un bacio, ciao ragazzi!